Continua l'estate concertistica napoletana. Dopo Bruce Springsteen è il turno di Joe Satriani, che sbarca a Napoli per promuovere Unstoppable Momentum, il suo ultimo lavoro. La location scelta per lo show del chitarrista statunitense è il Pala Partenope, all'interno di una sala strutturata in settori numerati e composti a sedere, cosa un po' insolita per un concerto rock. L'arrivo di uno dei mostri sacri della sei corde mobilita centinaia di appassionati, impazienti di vedere all'opera il chitarrista americano. Ad aprire la serata troviamo Holly Brown, cantante, chitarrista e compositore britannico che, insieme al suo gruppo, intrattiene il pubblico con un blues rock proveniente direttamente dagli anni 70. Nonostante siano in pochi a conoscere la sua musica, le note calde, morbide e suadenti che contraddistinguono il suo sound catturano l'attenzione dei presenti, scatenando applausi a scena aperta. L'attesa, tuttavia, è tutta per Joe Satriani, che si presenta sul palco intorno alle 10 sulle note di Cool Number 9. Come Springsteen, anche il Guitar Hero sottolinea le sue origini, presentandosi al pubblico con la frase «Io mi chiamo Giuseppe Satriani». La scaletta del concerto partenopeo pesca a piene mani dal repertorio del virtuoso chitarrista. Satch Boogie, Surfing with the Alien, Flying in a Blue Dream sono i classici che non possono mancare, ma saranno proposti numerosi estratti provenienti dal recente Unstoppable Momentum, che verrà eseguito quasi per intero. La chitarra di Satch è la protagonista indiscussa della serata. Le melodie di pezzi come Crying e Summer Song emozionano il pubblico, senza far pesare l'assenza di una voce solista. Con Always With Me, Always With You si tocca uno dei momenti più intimi dello show, con il pubblico rapito dalle note sprigionate dalla sei corde di Satriani. Con Rubina, il chitarrista statunitense termina il suo spettacolo. Si conclude, così, un altro degli eventi musicali di questa indimenticabile stagione concertistica napoletana, che, per la gioia degli appassionati, è sempre più nel segno del rock. Cosa ne pensi del concerto? Il concerto è stato straordinario, oltre ad essere uno dei miei chitarristi preferiti in assoluto, assieme ad altri virtuosi della chitarra, proprio avresti mai aspettato un artista del genere a Napoli? Guarda, questa cosa mi sta piacendo moltissimo, già da Bruce e da Rudy Mastroff. Veramente sono felice di questa cosa. E tu invece cosa ne pensi del concerto di stasera? Ma guarda, io sono molto emozionato, sa, quando ci capita che viene stasera a Napoli è una cosa meravigliosa. Figurati che io avevo la febbre e io sono venuto con la febbre, io infatti sto schiattando. Niente, Satriani è venuto a Napoli con la febbre. Io sono di Napoli. Ma sei venuto al concerto con la febbre? Con la febbre, 37 e mezzo. E comunque Satriani come posso dire, è proprio un la chitarrista per Antonio, è uno dei chitarristi per Antonio Massi, è un chitarrista che se lo senti ha uno stile anche molto cantabile. Questo mi fa molto piacere che è venuto a Napoli, perché non me l'aspettavo proprio. Lo consiglieresti ad un amico? Assolutamente sì.